Nuova puntata di Chiedi a noi. Siamo ancora in compagnia dell'avvocato Giuseppe Placentino, presidente dell'Associazione Difesa Salute, qui nei nostri studi per parlare di temi inerenti al diritto sanitario, ma non solo. Torniamo su un argomento che abbiamo già trattato nelle puntate precedenti, è vero, avvocato? Sì, torniamo sull'argomento relativo alla moneta elettronica. Noi siamo passati dal baratto, quindi l'utilizzo di scambio di merce, all'utilizzo della moneta. Quindi la moneta alla fine è un'evoluzione del baratto. E quando è stata introdotta la moneta, c'era magari qualcuno che aveva delle remore. Adesso, dalla moneta cartacea, si passa alla moneta elettronica e qualcuno, come il sottoscritto, potrebbe avere delle remore. Ovviamente io non sono un economista. Io voglio solo ed ho soltanto sintetizzato alcuni interventi di operatori economici che si sono occupati appunto della moneta elettronica. E ho raccontato un aneddoto. In Svezia, dove per il 99% delle attività commerciali è previsto solo l'utilizzo della moneta elettronica, quindi quando si va in Svezia nei negozi, nei centri commerciali c'è scritto no cash, cioè non si accettano contanti. Ebbene, un cittadino italiano si è recato là, viaggio di nozze, e ha portato, come nostra usanza, un po' di soldi, di euro in contanti. Ebbene, quei soldi se li è dovuti riportare indietro perché non è stato in grado di utilizzarli. Qualcuno può obiettare. Va bene, il motivo di questo disservizio è stato il fatto che mentre lì la Svezia utilizza già da tempo la moneta elettronica, noi ancora non ci adeguiamo e quindi dovremmo accettare di buon grado il fatto che il governo, il Conte bis, voglia reintrodurre o introdurre al meglio questo sistema di pagamento. Però io ho avuto delle remore e ho delle remore per una semplice osservazione. Il dubbio che sorge al sottoscritto è che anche questa modifica, questa rivoluzione copernicana della moneta elettronica possa servire ad aiutare indirettamente il sistema bancario. E mi spiego. Se non c'è l'azzeramento dei costi di commissione, evidentemente l'utilizzo della moneta elettronica può rappresentare un guadagno per l'impresa bancaria. Perché andare in un negozio e pagare con la moneta elettronica può comportare due effetti. Primo, il fatto che ci sia anche il pagamento di una commissione da parte del soggetto che elargisce quella somma di denaro. Dall'altra, l'esercente è tenuto al pagamento del noleggio del bancomat, quindi è obbligato a questo, a avere un noleggio e pagarlo annualmente una determinata cifra. Si stima che la media sia di 150-200 euro all'anno, più il costo di ogni singola operazione. Se noi andiamo a moltiplicare questa cifra per quanti esercenti che saranno costretti, tra virgolette, a avere all'interno della propria attività commerciale un telepass, va da sé un bancomat, chiedo scusa, va da sé che può essere anche ragione di interesse economico per le banche. Io mi auguro che non giunga alla stessa conclusione una volta che verrà, come dire, valutato dopo un po' di anni. Quindi noi rimandiamo il giudizio sulla moneta elettronica ad altre occasioni con Difesa Salute, dopo un periodo di monitoraggio, perché adesso ovviamente è prematuro dare un giudizio e io mi scuso di aver dato un giudizio a caldo su questo argomento. Anche se, ripeto, io resto ancora abbastanza scettico, però potrei anche sbagliare, anzi mi auguro di sbagliare. Grazie avvocato, ed ora trattiamo i temi relativi al credito con il nostro amico Giulio Curatella che ci parlerà di mutui. Oggi scoprirai la terribile verità sui mutui al 100% e ti aiuterò a realizzare il tuo sogno senza rovinarti la vita. Sono Giulio Curatella, consulente creditizio specializzato nei mutui casa. Oggi mi rivolgo a chi vuol comprare casa e sta cercando informazioni sui mutui al 100%.
Ho realizzato questo video perché la stragrande maggioranza delle famiglie italiane che non sono riuscite a rimborsare puntualmente le rate del mutuo avevano fatto proprio un mutuo al 100%. Per prima cosa bisogna chiarire cosa si intende per mutuo al 100% quando si parla di comprare casa. Il 100% si riferisce a quanto dichiarato nel compromesso? A quanto dichiarato nell'atto sottoscritto davanti al notaio o al 100% del valore dell'immobile. Le banche sono molto restie a concedere mutui al 100% perché sono operazioni molto rischiose. Attenzione, il rischio non è solo per la banca, il rischio è soprattutto per te e per la tua famiglia. E in caso di intoppi, i problemi sono soprattutto i tuoi. Per fare un mutuo al 100% devi avere le spalle veramente coperte, altrimenti rischi di rovinarti la vita e distruggere la pace, la tranquillità e il futuro della tua famiglia. Con i soldi e con le banche non si scherza. Quello che la stragrande maggioranza delle persone non sa è che le banche, proprio perché si tratta di operazioni ad altissimo rischio, non possono concedere questo tipo di finanziamento senza tutelarsi con appositi strumenti finanziari. La banca che vuol concedere un mutuo al 100% è tenuta a cautelarsi attivando una specie di assicurazione. Ovviamente questo rappresenta un costo e un rischio che le banche non hanno interesse ad accollarsi a meno che tu non possegga determinati requisiti. Il mutuo al 100% infatti non è un lusso solo per chi lo richiede, ma anche per chi lo concede. Molte banche non concedono il mutuo al 100% perché non possono permetterselo o non hanno la forza di concederlo. A questo punto voglio fissare subito un punto fermo. Ci sono due modi per ottenere un mutuo al 100%. Il primo è quello di ottenerlo con i giusti requisiti e quindi rispettando le regole. Il secondo è quello di aggirare queste regole. In questo caso devi sapere che ti esponi a rischi per cui il gioco non vale la candela. Spesso a spingere le famiglie in questa direzione, illudendole e ingannandole, sono agenzie immobiliari senza scrupoli il cui unico interesse è piazzare l'immobile e incassare le provvigioni. Per ottenere un mutuo al 100% rispettando le regole, prima di metterti a cercare casa e prima di andare in banca, devi rivolgerti ad un consulente creditizio che sia realmente in grado di aiutarti, valutando il tuo reddito, la tua capacità di risparmio, il budget della tua famiglia e la sostenibilità dell'operazione. Ricorda, un buon consulente non asseconda i clienti, ma li guida. Un no veloce ed onesto vale quanto un sì. Con l'aiuto di un buon consulente creditizio puoi scoprire subito su quale importo sei realmente finanziabile e se davvero ti puoi permettere un mutuo al 100%. Il credito non è per tutti, il credito non è mai per tutti e se davvero non puoi permetterti un mutuo al 100%, meglio vivere in una casa in affitto che finire sotto i ponti con una casa all'asta. La seconda strada per ottenere un mutuo al 100% è quella di aggirare le regole. Ad esempio, dichiarando il falso nel compromesso, oppure dichiarando il falso nell'atto di compravendita, oppure ancora dichiarando il falso sul proprio reddito, i propri risparmi e la propria situazione economica complessiva. Siccome sei una persona sveglia ed intelligente, a questo punto ti è chiaro che percorrendo questa strada puoi smettere di dormire tranquillo la notte. In questi casi si tratta di una vera e propria truffa nei confronti della banca. Inoltre andresti a dichiarare il falso in un atto pubblico e, nei casi più gravi, potresti addirittura incorrere in reati legati al riciclaggio. Essere beccati e finire nei guai è molto più facile di quanto puoi immaginare. Le bugie hanno le gambe corte e le volpi finiscono pelliccia. Quando qualcuno ti spinge verso un mutuo al 100% che non puoi permetterti, sta giocando sulla tua pelle. Non permettere a nessuno di giocare con la tua vita e con il futuro della tua famiglia. Tutti dovrebbero avere il diritto di possedere una casa.
La casa è il pilastro su cui costruire il futuro della tua famiglia. Non puoi permettere a nessuno di trasformare un bellissimo sogno in un terribile incubo. Non è certo colpa tua se non hai le competenze in questo settore e non mangi pane e finanza. Proprio per questo motivo hai bisogno di un consulente creditizio che ti aiuti a fare la scelta più giusta per te e per la tua famiglia. Con tutti i sacrifici che fai, hai il sacrosanto diritto di farti una casa senza rovinarti la vita. Purtroppo spesso a spingere le famiglie in questa direzione sono agenzie immobiliari senza scrupoli, il cui unico interesse è quello di piazzare l'immobile e incassare le provvigioni. La stragrande maggioranza delle agenzie immobiliari è costituita da professionisti seri ed affidabili e possono essere un ottimo supporto per trovare l'immobile da acquistare. Fare i mutui però è un altro mestiere. Le agenzie immobiliari ti aiutano a trovare casa, i consulenti creditizi a fare i mutui, a ognuno il suo mestiere. Allo stesso tempo ricorda che tra te e le agenzie immobiliari esiste un enorme conflitto di interessi. All'agenzia immobiliare interessa portarti al compromesso e incassare le provvigioni. La legge, non a caso, per tutelare le famiglie italiane, vieta in maniera tassativa alle agenzie immobiliari di offrire consulenza creditizia legata ai mutui e ai finanziamenti in genere. Alle agenzie immobiliari non solo è vietato offrire consulenza creditizia, ma è anche vietato segnalare potenziali clienti alle banche, ovvero le agenzie immobiliari con i mutui non devono avere nulla a che fare. Per questo motivo stai lontano mille miglia dalle agenzie immobiliari che ti propongono un mutuo o un finanziamento. Quindi, per scoprire se hai i requisiti per ottenere un mutuo al 100%, l'unica strada davvero sicura che puoi percorrere è quella di rivolgerti ad un consulente creditizio prima di andare in banca o di iniziare a cercare l'immobile. Se hai trovato questo argomento interessante e cerchi maggiori informazioni per scoprire tutta la verità sul mondo dei mutui, allora iscriviti subito al mio canale YouTube e corri sul blog www.mutuovincente.com. Non vedo l'ora di fornirti tutte le informazioni di cui in questo momento hai davvero bisogno per realizzare un progetto immobiliare di estremo successo. Ricorda, for your dream, all you need is credit. Leggi il blog, guardi il video, realizzi il progetto. Seconda parte di Chiedi a Noi. È giunto il momento di parlare di economia con il dottor Massimiliano Casto. Carissimi amici di Padre Pio TV, bentornati all'appuntamento dedicato al fisco. Questa settimana parleremo di agevolazioni fiscali, in particolare parleremo di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, ma parleremo anche di agevolazioni per quanto riguarda il pagamento del famoso canone di abbonamento televisivo e parleremo anche dell'agevolazione, della recente agevolazione per quanto riguarda la detrazione delle spese di detrazione delle spese per quanto riguarda l'abbonamento al trasporto pubblico. Ecco, partiamo dall'agevolazione per quanto riguarda l'acquisto della prima casa. L'agevolazione per l'acquisto della prima casa consente di pagare le imposte ridotte naturalmente sul lato d'acquisto di un'abitazione in presenza però di determinate condizioni. Ecco, chi acquista per esempio da un privato oppure da un'azienda che comunque vende in regime di esenzione dall'IVA deve versare un'imposta di registro del 2% anziché del 9% sul valore catastale dell'immobile, mentre le imposte per quanto riguarda le imposte catastali e le imposte ipotecarie si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro. Se invece il venditore è una impresa, quindi soggettativa, l'acquirente dovrà versare l'imposta sul valore aggiunto, naturalmente calcolata sul prezzo della cessione che è pari al 4% anziché al 10%, e in questo caso le imposte di registro dal punto di vista catastale e ipotecario si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuno. Inoltre, per godere dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa, l'acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la stessa agevolazione o, se la possiede, deve venderlo entro 12 mesi dal nuovo acquisto in regime agevolato. Inoltre, la casa deve trovarsi nel comune in cui l'acquirente ovviamente abbia la residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall'acquisto, quindi dall'atto
notarile. Poi tra gli immobili che sono comunque ammessi al beneficio rientrano le abitazioni che sono appartenenti a determinate categorie catastali. Le vediamo. Innanzitutto c'è la categoria A2, cioè l'abitazione di tipo civile, la categoria A3 che sono le abitazioni di tipo economico, le A4 che sono le abitazioni di tipo popolare, le A5 che sono le abitazioni di tipo ultra popolare, le A6 che sono invece le abitazioni di tipo rurale, A7 che sono le classiche abitazioni in villini e A11 per quanto riguarda gli alloggi tipici dei luoghi e quindi anche le abitazioni. Inoltre le agevolazioni spettano anche per l'acquisto delle famose pertinenze che sono classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, quindi parliamo di magazzini, parliamo per esempio di garage, di rimesse o di autorimesse e C7 sono le famose tettoie chiuse o aperte. È comunque sempre necessario che ad una pertinenza per ciascuna categoria sia destinata in modo durevole al servizio ovviamente dell'abitazione principale per cui si usufruisce della famosa agevolazione e quest'ultima sia stata acquistata beneficiando dell'agevolazione per quanto riguarda la prima casa. L'agevolazione invece non è mai ammessa per l'acquisto di un'abitazione che appartiene alle categorie catastali A1, A8, A9 e parliamo quindi di abitazioni di un certo valore dal punto di vista architettonico ma anche dal punto di vista signorile e quindi per quanto riguarda le categorie catastali A1, A8, A9 non possono rientrare in questa famosa agevolazione per l'acquisto della prima casa. Inoltre è opportuno specificare che l'acquirente comunque decade dai benefici fiscali in sede di acquisto di un immobile, per esempio quando c'è una sorta di mendacità delle dichiarazioni che sono rese al notaio nel momento della registrazione dell'atto oppure in caso di mancato trasferimento della residenza nel comune dove è ubicato l'immobile entro quei famosi 18 mesi dall'acquisto di cui parlavamo poc'anzi. Per quanto riguarda invece un'altra importante agevolazione che è in vigore già da qualche anno riguarda il pagamento del canone di abbonamento televisivo, quindi vediamo di cosa si tratta innanzitutto. Sappiamo che il canone di abbonamento televisivo è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una volta all'anno e ovviamente anche una quota per ogni famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione del capofamiglia. Tra l'altro, ricorderete che la legge finanziaria del 2016, infatti dal 2017, perché la finanziaria del 2016 ovviamente entra in vigore l'anno successivo, è stata introdotta la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica e naturalmente nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica. E i titolari di una utenza elettrica per uso domestico o residenziale effettuano il pagamento del canone mediante l'addebito nella famosa bolletta dell'utenza elettrica e questi utenti quindi non potranno più pagare tramite il famoso bollettino di conto corrente postale che esisteva fino al 2015. Inoltre anche i residenti all'estero sono obbligati a pagare questo canone di abbonamento televisivo se ovviamente detengono una abitazione in Italia dove è presente ovviamente un apparecchio televisivo. Ricorderete che comunque l'importo è in vigore per quanto riguarda il 2019 e confermato per il 2020 è di 90 euro l'anno. Per quanto riguarda una importante agevolazione per il pagamento di questo canone televisivo, riguarda i cittadini ultra 75 anni. In particolare, quindi, tutti i cittadini che hanno compiuto 75 anni di età, però comunque che abbiano un reddito annuo non superiore a 6.713 euro. Oppure a 8.000 per quanto riguarda riguardava il 2018, possono presentare una dichiarazione sostitutiva, quindi una dichiarazione di notorietà con cui attestano il possesso dei requisiti per essere dichiarati esonerati dal pagamento di questo famoso canone televisivo. E la comunicazione della sezione 1, della sezione prima di questo modello è molto importante perché appunto si attesta
di essere beneficiari di questa importante agevolazione. Questa agevolazione che compete comunque se nell'abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l'apparecchio televisivo sia ubicato in un luogo diverso da quello della residenza. Quindi l'agevolazione per questi cittadini oltre 75 anni è soltanto per la prima casa, quindi per l'appartamento dove risiede il nucleo familiare. Inoltre, questa agevolazione spetta per l'intero anno se, per esempio, il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell'anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1 febbraio al 31 anno, al 31 luglio dell'anno, l'agevolazione spetta per solo il secondo semestre, quindi soltanto per la seconda parte dell'anno. E i soggetti che comunque hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell'agevolazione anche nelle annualità successive senza procedere alla presentazione di una nuova dichiarazione. Se invece si perdono i requisiti che sono attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito, quindi è una casistica abbastanza frequente, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti e compilare invece la sezione numero 2 di questo famoso modello di dichiarazione sostitutiva per ottenere l'esenzione dal canone. Ecco, è importante anche specificare che i cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono comunque chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso, che tra l'altro contiene anche la dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza delle condizioni, ma anche dei requisiti che danno diritto a questa famosa esenzione. Per quanto riguarda l'ultima agevolazione di questo spazio dedicato al fisco, volevo parlarvi, come ho accennato all'inizio, dell'agevolazione per quanto riguarda l'abbonamento al trasporto pubblico. Sapete che la legge di bilancio già dal 2018 ha introdotto una detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, ma anche regionale e anche interregionale, però su un costo annuo massimo di 250 euro. Inoltre, l'agevolazione riguarda sia le spese sostenute direttamente dal contribuente per l'acquisto di un abbonamento del trasporto pubblico, sia quelle affrontate per conto dei familiari fiscalmente a carico. Inoltre, per le detrazioni che sono relative all'acquisto dell'abbonamento da parte dei cittadini ma anche dei familiari a carico, dovranno essere conservati ovviamente il titolo di viaggio e la documentazione relativa al pagamento. E tra l'altro non concorrono a formare il reddito di lavoro tutte le somme che sono erogate e sono comunque rimborsate a tutti i dipendenti dal datore di lavoro o le spese sostenute direttamente da quest'ultimo per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico del dipendente o dei suoi familiari. Bene, per oggi è tutto. Io volevo ricordare a tutti i nostri amici a casa che se avete dei quesiti, delle domande da porre in materia fiscale ma anche previdenziale, potete mandarle alla vostra mail, alla redazione o alla mia mail personale. Sono felice di rispondere a tutti. Grazie, alla prossima settimana. Il nostro appuntamento termina qui, torneremo come sempre la settimana prossima. Vedete ancora una volta i nostri riferimenti per contattarci e inviarci le vostre richieste. Grazie per l'attenzione, alla prossima puntata.